Andiamo rapidamente, proprio rapidissimamente a guardare il calendario perché Spal, Derby, Napoli, Juventus e poi se arrivo con la voce facciamo anche qualcos'altro. Ehi tu, sì, dico a te, per caso vuoi rimanere aggiornato su notizie, classifiche, risultati e tuzia qua pelata? Bene, allora scarica OneFootball, trovi il link in descrizione. Inoltre, se sei interessato anche ad acquistare maglie da calcio, magari della tua squadra del cuore, oppure completini, tute o anche più semplicemente i capelli per la zia, in descrizione trovi divise calcio top, tutto a prezzi bassissimi e con hashtag Marconi avrai un'altra maglia gratis. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale con enfasi non indifferente con questo nuovo episodio della carriera, il numero 57 per la precisione. E oggi siamo qui con la fine, proprio fine del mercato di gennaio, dell'ultimo mercato di questa carriera. Un mercato che fino a questo momento ci ha portato soltanto la cessione di Riyad Mahrez. Volevamo prendere Tolisso, ma come potete leggere in basso ci ha pensato il Barcellona per praticamente 100 milioni. Vogliamo prendere Pogba, però chiaramente è difficile, sempre per una questione di budget. Ci sono questi tre nella nostra lista preferiti: Pogba, che ha già rifiutato e quindi vediamo un po' cosa riusciremo a fare. De Bruyne, che però qui almeno su FIFA è dato come COC, è vero che può fare il centrocampista centrale, ma sarebbe più trequartista. Insomma, due nomoni di quelli importanti. E poi un nome, sì, importante, ma sicuramente più fattibile. Wijnaldum del Liverpool, un qualcosa che si può fare, secondo me, e partirei proprio da lui, onestamente. Sarebbe secondo me uno scambio alla pari con Vidal, 29 anni, sicuramente il più anziano, ma si parla veramente di 2 anni di differenza rispetto a Pogba e De Bruyne. Detto ciò, io ci proverei per una vecchia fiamma della Roma, peraltro, perché se ne parlò prima che andasse a Liverpool, incontriamo per l'ennesima volta Jürgen Klopp in questa nostra carriera. Detto questo, cerchiamo subito di capire. Io andrei su scambio giocatori, su centrocampisti, su Arturo Vidal, che praticamente costa quasi quanto Wijnaldum, e a questo punto non so perché non ci ho pensato prima. Vogliono semplicemente 8 milioni in più. Io posso darteli tranquillamente. Direi accetta, non ci sono problemi. Davvero, ragazzi, non so perché non ho pensato prima a Wijnaldum. È chiaro che, oddio, perché non ho pensato prima a Wijnaldum? Perché c'era Tolisso, perché c'è stato un attimino la perversione Pogba, però ovviamente è un giocatore straordinario anche lui, un giocatore che sarebbe benissimo nel nostro 4-2-3-1, nel nostro centrocampo. Può fare anche il trequartista, quindi tanta tanta roba. Trattiamo, lui è un giocatore importante e allora io posso accettare tranquillamente. Avevo in mente anche di dargli un giocatore chiave, ma lui si accontenta e quindi va bene così. Lui prende 130, io qui posso dargli tranquillamente 150, un bonus di 2 milioni, vediamo un po', perché sinceramente non so. Sì, perfetto. E allora abbiamo preso Wijnaldum, acquisto importantissimo a centrocampo, l'acquisto che ci serviva. Direi di andare a chiudere questo mercato perché va bene così, abbiamo già fatto parecchio e sono molto soddisfatto. Andiamo rapidamente, proprio rapidissimamente a guardare il calendario perché Spal, Derby, Napoli, Juventus e poi se arrivo con la voce facciamo anche qualcos'altro. Finito il mercato di gennaio e con esso anche l'ultimo mercato di questa carriera. E adesso siamo pronti a goderci gli ultimi 4 mesi, tutti in un fiato, con campionato, Coppa Italia e Champions League. Mettetevi comodi perché ci sarà da divertirsi. Keita, dentro per Mertens, si muove Martial a sinistra, la palla è buona per il 21 che può prendere campo, mettere il cross, ma Marchegiani non la tiene, poi Vicari allontana. Il controllo a seguire da parte del 13. Torna Cremonesi, ritorna soprattutto per Opita che gli riporta via il pallone. Poi manda Firmino. In mezzo sta arrivando Mertens. Firmino con il sinistro. Ancora Marchegiani. Finotto. Fa mettere il turbo su Baglieco che si addormenta. Attenzione a Finotto che va dentro da Barbosa contro De Gea. Calcia e De Gea, impegnato seriamente al 38esimo, deve metterla in calcio d'angolo. Poi arriva Mertens, tocca per Fekir. La Roma si distende con il cost to cost a questo punto da parte del numero 11, sempre Nabil Fekir, che si è fatto tutto il campo. Non c'è nessuno in mezzo però, quindi Fekir deve aspettare. Sta arrivando Mertens, crossa lui sul secondo palo, Martiale la rimette dentro, sta arrivando Kurzawa, che calcia! Bellissimo gol della Roma, 1-0 al 44esimo, con il sinistro di Loewen Kurzawa al minuto 44. Sugli sviluppi di una bellissima azione in contropiede, Fekir si è fatto tutto il campo, poi Mertens ha crossato sul secondo palo, in zona Martial, che è freddo come al solito e anziché calciare in porta da posizione molto defilata preferisce tornare dal compagno, tutto facilitato da una deviazione e poi il sinistro all'angolino, imparabile per Marchegiani che finora si era comportato benissimo. La Roma sblocca un match che si sta mettendo un po' in salita. Rigoni dentro per Kucharčič, poi Barbosa risponde la Spal subito con Finotto che può andare in porta, non ci va, poi Lazzari va al cross, De Gea.
Barbosa, il servizio verticale a mettere praticamente in area di rigore Kucharczyk, che potrebbe crossare. Florenzi su di lui, palla dietro, buona al sinistro di Castagnetti. Benteghea fa praticamente un mezzo miracolo, calcio d'angolo. Da qua sterza, poi cerca dalla parte opposta Fekir, pallone buono, Fekir prova ad inventare ancora un suggerimento per Mertens, messo fuori, Keita si coordina! Pallone alto, ha provato al suo ultimo pallone Naby Keita perché è il momento. Mentre la Spal sostituisce Mattia Vitale, lo vedete a destra, Jorginho Wijnaldum, il suo esordio con la maglia giallorossa, con il suo numero 8. Lo scambio con Martial, eccolo ancora Wijnaldum. Cerca spazio per andare, la finta, c'è il movimento di Martial, grande palla di Wijnaldum per Martial, palo interno, no, interno non è vero, ma palo clamoroso, volevo dire, e si salva la Spal, lungo lancio, chiude questa qua, verso Martial, che lascia Mertens, finta di Mertens, che è in zona tiro, fino in fondo, Mertens, è un gol meraviglioso, quello che sentenzia la Spal, 2-0 Roma, con un destro al fulmicotone di Dries Mertens, che segna solo gol pazzeschi. 2-0 per i giallorossi da casa sua, dopo una finta spettacolare che gli ha permesso di liberarsi di Gaios. Destro sotto l'incrocio, gol pazzesco, semplicemente, Dries Mertens. Finisce qui, gol che arriva all'ultimo atto, quello della Belga, che esulta col pugnetto, perché sono altri 3 punti per la Roma, che arriva a quota 30 punti in trasferta. Con la Spal che resta a quota 3 punti in casa, e c'è un motivo, anche se oggi ci hanno messo decisamente in difficoltà, ma che aveva leggermente sottovalutato l'impegno, forse è conscia anche delle prossime partite, non abbiamo dato il 100% perché chiaramente poi adesso faremo un trittico in una settimana che fa paura, prima la Lazio, poi il Napoli e quindi la Juventus, tra l'altro 2 di 3 saranno in trasferta, per carità, il derby è comunque all'Olimpico, però da non sottovalutare, insomma sarebbero stati difficili anche tutte e tre in casa. È Lazio-Roma, è il derby mai banale, è il derby della capitale. Mai banale perché soprattutto in questo momento in cui avremo 3 partite complicate, in cui si è fatto male Kanté, in cui mancano 4 mesi, ripeto, alla fine della stagione, bisogna vincere, bisogna fare quello che sappiamo fare benissimo perché lo abbiamo dimostrato. Siamo al 5 di febbraio e siamo ancora imbattuti. La Lazio dista tanti punti in classifica, però si sa, è il derby, è sempre una partita particolare con i biancocelesti che chiaramente di fronte al loro Olimpico, perché oggi sì è il loro, oggi è Lazio-Roma, vorranno fare tantissimo, vorranno semplicemente rovinarci la festa. Poi Pellegrini se ne riprende con le cattive, alla Nainggolan, poi va la buona per Mertens che si la porta sul destro, calcia ancora Mertens, stracoscia, provato subito ad accendere il derby in Belga. Questa qua forse vuole partire e andare sul fondo, così è, cerca il cross che viene deviato, palla verso Bacioli che la prova a girare col sinistro, largo, insiste Lazio, buon momento del biancocelesti, attenzione Immobile, se la porta sul sinistro, Immobile fino in fondo, Immobile! Lazio in vantaggio, ci segna praticamente in ogni derby il numero 17, o quantomeno in ogni Lazio-Roma, perché anche l'anno scorso fece un gol, tra l'altro più bello di questo, anche l'anno scorso quello dell'1-0, poi ci fu il pareggio di Perotti. Adesso è importante reagire, perché era un po' che non andavamo sotto, effettivamente. Palla verso Sergej Milinkovic-Savic, poi palla ancora dentro a cercare Immobile, Guidetti spara la porta, si gira, scarica su Immobile, a destra c'è il pallone per Caramò, posizione regolare, Caramò dentro, attenzione! 2-0, gol di Oikonomidis, clamoroso all'Olimpico. La Roma si è spenta anziché reagire dopo il gol dell'1-0. Arriva anche il raddoppio, forse il più difficile primo tempo della Roma in questa stagione. L'arbitro pone fine alle nostre sofferenze. Lazio 2, Roma 0 all'intervallo. Derby shock fino adesso. 2 cambi nella Roma, entrano Wijnaldum e Martial, fuori Mertens e Stefan El Shaarawy. Un ruolo che può fare tranquillamente, il suo ruolo nativo praticamente. Ora va in percussione, cerca il pallone interno per Bacioli, grande palla fino in fondo, Bacioli col sinistro! Praticamente un miracolo di Lemos che si è immolato. Passa su Mensah, anzi no, perché gli fa sentire il fisico, il difensore della Lazio la recupera però, poi il destro no! No così! Se l'è divorato, Michy Batshuayi, che adesso prova a tornare e recupera il pallone, forza ragazzi! Occhi a Batshuayi dentro per Wijnaldum, che prende il tempo a Lemos, lo salta Wijnaldum, esterno della rete! Incredibile ragazzi, che cosa sta succedendo? Poi pallone buono per Wijnaldum. Lui e Batshuayi contro tutta la difesa della Lazio. Prova a mettere il turbo il numero 8. Lo rincorre Mensah, sembra più veloce Wijnaldum, che rientra in mezzo a Batshuayi. Arriva il cross, Batshuayi col sinistro al volo, non ci credo ancora Lemos, ma chi è questo?
Chi è? Beckenbauer. Calcio d'angolo per la Roma. Tutti dentro a saltare. Tutti dentro. Tutti in the box. Cross di Martial. Vallejo sul fondo. Saltato. Fascio ahí. C'è Wijnaldum in zona, servizio per lui, sta arrivando anche Martial, palla dentro, Martial! Martial! A suonare la carica, 2-1! E adesso la Roma è viva, rientra in partita, 7 minuti per rovinargli noi la festa, 2-1, forza ragazzi! Col cuore, ma anche con la testa, sbagliano loro, adesso sono nervosi, palla buona ancora per Martial che può partire, forza ragazzi, corre Martial, c'è dietro Bashuai, tocco per lui, andare a destra, Bashuai può calciare, va in porta con destro, traversa non ci credo, traversa non ci credo, ha calciato da casa sua Bashuai, Guidetti prova a prenderlo Pellegrini che lo prende, ultima azione forse, palla a sinistra verso Vallejo che però non è un attaccante, attenzione a Vallejo con Martial dentro, palla larga a destra per Under che vuole portarsela sul sinistro, Under stracoscia! Strepitoso stracoscia, finale spettacolo di un derby incredibile, calcio d'angolo, è l'ultimo, sale anche Ziller in the box, parte Martial, verso Ramos, chiude Wallace, poi per la palla per Wijnaldum che deve stare concentrato, sinistro sul fondo, e finisce qui, la Lazio vince il derby, la Roma... Dopo 6 mesi, dopo 21 partite da imbattuta in Serie A, perde per la prima volta, in modo forse peggiore. Ma il calcio è anche questo. Il calcio è quello sport che ti fa pensare di essere invincibile, perché puoi vincerle tutte, puoi sentirti invincibile ed è quello che poi ti frega. Perché a farti la festa sono i cugini. 2-1. Perdiamo contro la squadra con cui abbiamo vinto lo scudetto l'anno scorso. Incredibile. Sconfitta che ci porta, o meglio, che ci fa fermare a 59 punti e di conseguenza porta il Milan a meno 6. Si sta avvicinando la squadra rossonera. Ah sì, comunque non siete daltonici. Mi sono cambiato maglietta semplicemente perché sto registrando in un momento diverso. Gioco da calcio, ho fatto doppietta, sono un fenomeno, che andiamo avanti. Ci vediamo poi al derby degli youtuber. Detto questo... Allora, andiamo a giocare Roma-Napoli perché è un'altra partita molto importante, anzi direi fondamentale a questo punto della stagione, dato che il Milan è a meno 3 perché ha vinto. Noi adesso abbiamo Napoli e Juventus, la Juve che è tornata terza avendo sorpassato l'Inter. Insomma, chi pensava che il campionato fosse finito già a gennaio si sbagliava. La Roma ha perso il derby e con esso l'imbattibilità in stagione. È arrivata infatti la prima sconfitta dopo più di un girone. Giallorossi che oggi vogliono comunque mantenere e continuare a farlo per tutta la stagione l'imbattibilità casalinga. E allora Roma-Napoli, una partita troppo importante da vincere, anche perché tra 3 giorni ci sarà il match dell'Allianz Stadium contro la Juventus. Diawara, Amavi, azione rallentata del Napoli, però riesce comunque ad arrivare ai 30 metri con Gameiro, zona tiro, va dentro da Hamsik, palo esterno, poi arriva Insigne, De Gea, prima palla gol del match, parte palla al piede il capitano che va in percussione, c'è largo a sinistra Martial, Florenzi si è fatto tutto il campo, anche in zona tiro, sinistro, la risposta di Cardinale, poi ancora Florenzi, Karsdorp in calcio d'angolo, finisce qui il primo tempo. È 0-0 tra Roma e Napoli all'Olimpico, una Roma in confusione in questo primo tempo, più che altro una Roma che gioca con timore dopo la sconfitta nel derby. Alla parte opposta c'è Martial, sterza Under, aspetta Mertens, palla dentro, va a cercare Mertens in aria, Mertens con Zielinski che devia in calcio d'angolo, Roma che parte forte nella ripresa, sembra un'altra squadra. Parte Martial a cercare la testa di Vallejo che impatta Cardinale, poi Sergio Ramos, eccolo qui il gol pesante, 1-0 Roma, con la testa di Sergio Ramos, con la testa, dobbiamo giocarla questa partita, e anche il finale di stagione, esulta Ramos, perché questo è il suo terzo centro in maglia giallorossa, il secondo all'Olimpico, ma soprattutto il primo in un big match. Alla fine se la mette dentro Cardinale, ma Ramos fa quel che può. È suo il tocco decisivo, perché il pallone sarebbe entrato lo stesso. Palla verso Martial, che si appoggia da Biraghi, sta partendo anche senza palla Firmino. Bella azione di contropiede della Roma con Firmino, che poi cerca il sombrero. Martial inventa un gran pallone per Mertens in area. Mertens su Amavi, ancora Mertens, chiuso. La Roma ha fatto un'azione spettacolare in contropiede. Keita recupera ancora, cerca Firmino.
Occhio alla possibilità di sponda per Wijnaldum, ma ha visto andare dentro Under, grande palla per Under! 2-0 Roma! Cengiz Under, un assist al bacio del giocatore che ci mancava, Jorginho Wijnaldum. E poi sì, il gol diciamo che per metà è dell'olandese, l'altra metà è del giocatore turco che si è inserito coi tempi giusti. Roma 2, Napoli 0, adesso sto molto più tranquillo. Finisce qui, la Roma ritrova la vittoria e continua a mantenere l'imbattibilità casalinga, vince 2-0 contro il Napoli, una grande Roma nel secondo tempo, una pessima Roma nel primo, una Roma che appunto aveva ancora un po' le scorie post derby. Spero che siano del tutto eliminate, anche perché ripeto, non sono casuali quelle scorie lì, dato che c'erano dei precedenti, c'era una Roma che girava meno, una Roma che ha sofferto anche contro la SPAL. Adesso la risposta, la prova del 9 sarà proprio Juve-Roma. Benvenuti a Torino, più precisamente all'Allianz Stadium, più precisamente ancora a Juventus Roma. Non basta il più 18 in classifica per non avere paura, quantomeno rispetto di questo avversario qui. Non basta perché qui la Roma di Marconi non ha mai vinto. Non basta perché è sempre la Juventus, il grande classico, la grande sfida delle nostre carriere, ma soprattutto del calcio italiano. 24esima giornata, la sfida della verità. La Juve terza a 44 punti, la Roma prima a 62. Ma una Roma che ultimamente, specialmente lontano dall'Olimpico, sta soffrendo più del previsto. Si sta giocando ogni 3 giorni, non è ancora tornata la Champions, che tornerà nel prossimo episodio con la doppia sfida contro la PSV Eindhoven. Quindi un olandese come il giocatore che abbiamo acquistato a gennaio. Non ha ancora segnato, ma ci sta facendo vedere grandi cose. Intanto, l'attesa è finita, è cominciata Juventus-Roma. Che vuole andare con il Shaarawy che si fa ancora vedere centralmente. La Juve è spaccata, il Shaarawy può approfittare, c'è Kvaratskhelia dall'altra parte. Cercato in aria, Under al volo! Col destro! Roma avanti, dopo 6 minuti! Pronti, partenza, via! Cengiz al volo di destro, un gol bellissimo! Juve 0 e Roma 1. Grande calcio subito a Torino. Ci aspettavamo una risposta da parte della Roma, una risposta arriva subito, per carità, la partita sarà lunghissima ancora, però dopo 6 minuti la sblocchiamo così e direi not bad. Dybala vuole partire su Juan Jesus, cerca di infilare un gran pallone per Pulisic, risponde presente De Gea, c'è anche la bandierina alzata, ma brivido. Matuidi cerca di andare verticale con Royce che prende il tempo a Florenzi, palla poi dietro per Higuain che vuole girarsi dentro per Dybala, sinistro, palo esterno. A Lorenzo Pellegrini, fa salire a destra Florenzi, c'è campo per Under, il servizio è per lui, torna sul sinistro, poi scava il cross, sul secondo palo il Shaarawy aggancia e calcia! 2-0 per la Roma, un altro gol bellissimo, questo è di Stefan El Shaarawy su assist al bacio proprio di Under, che fino adesso è il migliore in campo, l'uomo più decisivo. In 20 minuti la Roma è avanti 2-0 a Torino, incredibile. Royce dentro per Higuain, Juve che risponde, Higuain se la porta sul destro, calcia in porta e segna un gol bellissimo. 1-2, la Juve ci mette 2 minuti e mezzo per far capire che la gara sarà lunga. Di testa Pjanic o Pellegrini, no direi di mano Pjanic, calcio di punizione per la Roma. In zona recupero, sul pallone proprio Pellegrini, cercherà un cross lungo. Parte, cerca il Shaarawy, palla corta, in qualche modo la domestica il faraone. Poi fuori ancora per Pellegrini. Destro! Eccolo qui! Il motivo per il quale non l'abbiamo ceduto al Paris Saint-Germain, perché sa fare queste cose. 3-1! Gol pazzesco di Pellegrini da casa sua contro la Juventus. Insomma, il massimo proprio. 3-1 prima dell'intervallo, la doccia fredda per la Juve, che aveva segnato il gol che poteva cambiare il secondo tempo, quello con Higuain, quello che aveva riaperto tutto. E Marconi esulta per questo, esulta perché è stata una sua decisione, per un romano e romanista che segna così alla Juventus il primo gol in campionato. Ne aveva fatto uno simile al Chelsea nella prima stagione, e ne fa un altro forse più bello. Roma che sta trovando la sua 20esima vittoria in campionato su 24 partite, finisce qui 3-1 Roma contro una Juventus che è stata ridimensionata, perché ok, in classifica ha sofferto,
Però comunque è sempre una grande squadra, è l'unica squadra che non abbiamo mai battuto praticamente, perché sì, l'avevamo battuta un sacco di volte, ma non qui allo Juventus Stadium, se non in Supercoppa Italiana, quindi in campionato mai. E oggi vinciamo, Pellegrini esulta perché sa quanto gli farà bene questo gol. La Roma ha fatto calcio, ha insegnato calcio, soprattutto nel secondo tempo, alla Juventus qui, a casa dei bianconeri. Insomma, che sia l'anno buono per questo benedetto tripletto.